Capri Between 2012, stamattina la sessione di apertura è stata piuttosto dura, ci sono stati messaggi forti sulla crisi, su quello che ci aspetta, su quello che dovremmo fare. E poi un messaggio di speranza che viene da Riccardo Luna, speranza che gli chiedo di riassumere qui in qualche battuta davanti alla telecamera. Ma in questi anni in cui in Italia le cose non sono oggettivamente andate bene per tanti punti, da tanti aspetti, la cosa che è andata bene e che non abbiamo raccontato abbastanza sono le storie bellissime di quelli che hanno fatto delle cose importanti. La storia di Ilaria Capo che ha cambiato il modo in cui si fa scienza nel mondo, la storia di Marco Storri che ha reinventato la plastica, le storie delle start-up che hanno avuto successo, la storia di Chiara Antonelli che si è reinventata una casa che produce energia. Queste storie sono mancate e queste storie hanno un tratto in comune nella loro diversità. Sono persone che hanno cambiato il modo di fare le cose, hanno cambiato la vita delle altre persone senza aspettare una legge, senza aspettare una nomina, senza aspettare un finanziamento, senza aspettare nessuno. Io ho quello che ho chiamato l'innovazione senza permesso. In un paese come questo, che è un paese sostanzialmente immobile, anzi spesso un paese che arretra, l'unica strada è quella. E questo vuol dire superare un grande gap culturale che noi abbiamo, una specie di, il vero spread culturale che abbiamo con il resto del mondo, che è quello di darci sempre un alibi per i nostri fallimenti. Io dico spesso che questo è il paese del piove, governo ladro, e che quindi, poi visto che piove, visto che il governo è ladro, noi siamo giustificati nell'aver fallito. Invece è esattamente il contrario. Ci sono persone che quando piove aprono un ombrello, vanno per strada, risolvono comunque un problema, portano avanti la loro azienda, la loro impresa, il loro sogno risolvono, e migliorano anche la vita degli altri spesso. Va bene non delegare, d'accordo, perché delegare è un alibi. È anche vero però che la forza del singolo arriva fino a un certo punto, poi si vede, ma poi ci vuole un sostegno di un sistema. Guarda, io è chiaro che vivere oggi a Berlino, forse per fare una startup è più facile, o stare in Silicon Valley o a Londra è più facile, però per esempio, perché Job Rapid ha avuto questo successo che ha avuto partendo dalla cucina di Vito Lamele a Milano? Perché Viamente ha avuto lo stesso successo? Cioè, ok, poi, tra l'altro anche da qui puoi fare una global company che comunque la tua sede è qui e resta qui. Non è impossibile farlo. Come dire, è impossibile finché crediamo che è impossibile. Il giorno che ci convinciamo che si può fare anche qui, si fa. In questi anni queste società ce l'hanno fatta senza aspettare il decreto passera sulle start-up, che tra l'altro in questo momento stiamo ancora aspettando da 4 mesi. E oggi ho raccontato la storia piuttosto allucinante di questo bando per le startup che il Mise fece nel 2009, e siamo arrivati al 2012, una cinquantina di startup hanno vinto e non ci sa nulla dei soldi. Cioè, in 3 anni un'idea innovativa è finita, no? Allora io spero che queste persone non l'abbiano davvero aspettato i soldi del Mise, abbiano trovato il modo di realizzarlo lo stesso. È chiaro che non è facile, però è l'unico modo per farcela. Grazie. Grazie a voi.